La tappa del Java Beach Party è andata benissimo, abbiamo avuto il tutto esaurito, ci sono stati solo disagi legati al traffico, ma insomma che non potevano dipendere dall'organizzazione, è a un certo punto chiuso lo svincolo dell'autostrada ieri e le persone si sono comportate molto bene, l'aria l'hanno lasciata pulita, non pulitissima, ovviamente era impossibile, ma pulita e stamattina già le nostre aziende stanno lavorando, stanno ripristinando, non ci sono stati danni di nessun tipo nella città, l'organizzazione è stata perfetta, impeccabile. Quindi siamo molto contenti, non ci sono stati problemi nella parute di Torre Flavia che abbiamo vigilato perfettamente, non è entrato nessuno, abbiamo verificato anche facendo le prove fonometriche che il palco orientato verso nord ha fatto sì che non arrivasse neanche un minimo rumore, un minimo disagio alla palude che stava a 900 metri, dimostrando che le polemiche, pur se preventive, erano strumentali e quindi tutto sta tornando nei ranghi. E siamo disposti a fare un tavolo per la valorizzazione della palude di Torre Flavia. Anche se, come ho sempre detto, gli ambientalisti sono arrivati tardi perché lì c'era uno stabilimento abusivo, io l'ho abbattuto e non altri. Lì c'era un parcheggio cementato, io l'ho fatto togliere e non altri. C'era gente che parcheggiava dentro la palude in un'area della Regione Lazio, l'ho fatta recintare. Quindi siamo noi quelli che siamo preoccupati della Torre Flavia. Se le associazioni ambientaliste alcune hanno collaborato con noi, molte altre hanno voluto visibilità con Jovanotti. Se vogliono collaborare con noi, siamo pronti, ma noi sappiamo qual è la linea da tenere. Se no, dovevano svegliarsi quando c'erano i problemi.